Buonasera, buonasera a tutti da Casa Azzurri in tour, quest'area organizzata, allestita straordinariamente qui a Città del Capo in un locale del quartiere Waterfront, che è il quartiere più elegante appunto di questa città, che è la più europea del Sudafrica. Alle mie spalle potete vedere quello che sembra un cesto di frutta del Caravaggio, e invece è il Green Point. Onestamente abbiamo visto... State già vedendo l'immagine, vedo di Lippi. Ecco, però se si stacca quel cesto di frutta del Caravaggio, invece è lo stadio, il Green Point Stadium, 66.000 posti, che è il teatro della grande sfida di domani sera fra Italia e Paraguay. 15.000 saranno i tifosi italiani, 400-500 provenienti dall'Italia, gli altri delle comunità di Città del Capo, di Johannesburg e di Port Elizabeth. 7-8.000 saranno i tifosi paraguayani. Non sembra di vivere però la vigilia di un mondiale, forse perché siamo così lontani dall'Italia, l'hanno confermato anche i giocatori oggi nelle interviste nella Mix Zone, e forse perché non c'erano veri tifosi italiani presenti all'allenamento di rifinitura di cui stiamo ancora vedendo delle immagini. Comunque c'è grande attesa, la grande attesa e anche i moduli provati da un Lippi, quanto mai sereno, quanto mai carico, l'hanno confermato anche i giocatori. E andiamo dunque a sentire il commissario tecnico sui tanti moduli provati in questi giorni, dei quali chiaramente non fa rivelazioni. Sentiamo Lippi. Noi abbiamo lavorato su 2 o 3 moduli ed è questa la cosa che qualcuno ha scambiato per poca chiarezza, e invece io vi dico che non è poca chiarezza, è il fatto di avere coinvolto tutti i giocatori che sono stati con me in ritiro nelle nostre prove, nelle nostre esercitazioni tattiche. È una cosa che mi fa molto piacere, perché sono tutti pronti, sono tutti coinvolti, sono tutti partecipi del nostro progetto, e in qualsiasi maniera decideremo di giocare, non tantissime, in una delle 2 o 3 maniere che abbiamo, delle quali abbiamo lavorato, saremo pronti. Se non avessimo fatto questo non saremmo stati pronti. Allora, gli azzurri sono pronti, con quale modulo non lo sappiamo, immaginiamo il 4-2-3-1, con quali 11 interpreti non lo sappiamo, ma possiamo immaginare anche i nomi di questi 11 giocatori. Perché li immaginiamo? Guarda Marco, sì. Io posso soltanto dirti questi, quelli che sono sicuri di giocare: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, De Rossi e Gilardino. Al 90% giocheranno Montolivo, lo sappiamo, come vice Pirlo, e anche Pepe, che sembra quello più vivace atleticamente. Per gli altri ci sono tanti ballottaggi, probabilmente Iaquinta giocherà in un modulo che sarà forse un 4-3-3, però ne sapremo por alto. Se vuoi che parliamo un attimo del Paraguay, possiamo sentire Gianluca Zambrotta. Soltanto un secondo, Amedeo, per fermarci un attimo sul modulo e l'eventuale squadra che schiererà appunto Marcello Lippi. Se, eccolo qua, Vincenzo Belli ce la mostra, il modulo con le figurine dei nostri calciatori vede Buffon, la difesa da destra a sinistra, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscito, poi a centrocampo De Rossi e Montolivo, Pepe, Marchisio, trequartista fino a un certo punto, e Iaquinta a sinistra lì davanti, dietro a Gilardino. È un po', lasciamola ancora questa immagine, la risultanza del semidepistaggio di oggi, perché nell'allenamento c'era Bocchetti al posto di Criscito e Pazzini al posto di Gilardino. È secondo voi la formazione che Lippi metterà in campo domani? È la formazione, Sandro, che ti convince di più? Ti vedo un po' perplesso. No, non mi convince al 100%. Io sono convinto che tra Marchisio e Montolivo uno dei due non giocherà, e giocherà Gattuso. Quindi eventualmente Gattuso al posto di Montolivo e nel ruolo di trequartista o lo stesso Montolivo o Marchisio. Marino? Guarda, io mi rifaccio a quello che ho detto oggi e mi conforta molto l'opinione di Sandro. Due giorni fa, ieri abbiamo assistito alla conferenza stampa di Gattuso e l'abbiamo visto parlare da leader, non soltanto da leader non giocatore. Sembrava avesse una missione che non era soltanto quella di esprimere delle opinioni. È carico Rino Gattuso, e un uomo così credo che sia irrinunciabile per la nazionale di Lippi. È carico anche Zambrotta, Amedeo? Sì, anche carico Zambrotta. Volevo soltanto dire che anche Martino, il tecnico argentino del Paraguay, fa pretattica, potrebbero addirittura giocare Santa Cruz un po' più arretrato, Lucas Barrios, terzo cannoniere nella Bundesliga con 19 e centri, e Valdés. Vedremo, quindi non sappiamo nulla anche sul Paraguay che andiamo anche a scoprire, a preventivare nelle parole di Gianluca Zambrotta al suo terzo mondiale.
Noi comunque siamo carichi, abbiamo voglia di fare bene in questo mondiale. Del Paraguay temiamo comunque la qualità di alcuni loro giocatori, del fatto che comunque giocano un calcio abbastanza duro, però questo comunque non ci spaventa. Amedeo. Ecco, ricordo sempre che si parlerà moltissimo ancora anche di Lippi, delle dichiarazioni dei giocatori in noti mondiali, qui da Città del Capo nel salotto guidato da Enrico Variale. Andiamo anche a sentire Gigi Buffon sempre molto umano e partecipe anche delle disgrazie altrui, quella per esempio del portiere inglese Green. Mi è dispiaciuto molto perché sono errori che purtroppo capitano a tutti e lui ha avuto solo la sfortuna che gli sia capitato al Mondiale, ecco, che è un palcoscenico nel quale tutto viene amplificato. Ecco. E oggi ce n'è stato un altro anche del portiere dell'Algeria. Sicuramente da parte nostra qualche errore ci sarà, però come dicevamo alla vigilia io ho ancora la certezza che i palloni non aiutino sicuramente.